Benvenuti al mio nuovo video post. Questa volta voglio parlarvi di una cosa abbastanza interessante per me, come scoperta. Infatti voglio parlarvi di questo. Di questo coso. Questo coso, un vaso, è l'oggetto con cui molte volte noi ci identifichiamo. Molte volte noi ci sentiamo come persone da riempire, da colmare, ci sentiamo vuoti. Abbiamo bisogno di essere riempiti, riempiti di emozioni, di pensieri, così ci sentiamo vivi. Sentiamo pulsare questo vaso quando lo riempiamo di tante cose. Ma siamo sicuri che davvero i pensieri che pensiamo siano i nostri? O che le emozioni che proviamo siano le nostre? O meglio, se noi ci identifichiamo con un contenitore, con un vaso vuoto, lo possiamo riempire con qualsiasi cosa. Solo che questa è la dimensione del vaso, questi sono i confini del vaso. Dopo un po' scoppia. Perché invece non ci identifichiamo con qualcosa che è veramente la nostra essenza, ossia il contenuto di questo vaso? Noi non siamo il vaso, noi siamo il contenuto. E i pensieri che cerchiamo ogni volta di mettere in questo vaso non sono nostri, appartengono ad una mentalità, ad un'educazione, a delle esperienze che abbiamo vissuto, a dei modi di dire, modi di fare che abbiamo acquisito, abbiamo preso e messo dentro. Solo che prima o poi questo vaso scoppia, perché dentro questo vaso c'è già un contenuto. Noi siamo il contenuto di quel vaso. Non ci possono stare troppe cose in questo vaso. Noi non ci dobbiamo identificare più con i confini del vaso. Se noi ci identifichiamo con il contenuto che è dentro il vaso e anche fuori dal vaso, non abbiamo più limiti, non abbiamo più confini e non abbiamo più la necessità di riempirci, perché siamo già pieni, siamo già il tutto. Tutti noi viviamo pensando a quello che possono pensare gli altri di noi, quello che può pensare la società di noi. Ma noi che cosa pensiamo di noi? E nel percorso di conoscenza di se stessi ci si rende conto a un certo punto che questo vaso non esiste.